Buon pomeriggio, cari videospettatori, e bentrovati in questa nuova diretta qui su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando in differita questo video su YouTube e invito loro, come sempre, a seguirci anche sul canale Twitch perché invece qui su Twitch siamo sempre in diretta. Per quanto riguarda Empire & Puzzle, tutti i giovedì. Diciamo che questo mese sarà dalle 17 alle 19, però ancora non mi sono organizzato per bene. Però tutti i giovedì siamo sempre qui in diretta su Empire & Puzzle. Quindi venite anche voi che più siamo. Meglio è, meglio è, meglio è, meglio è, meglio è. Allora, oggi abbiamo un po' di cose di cui parlare. La prima cosa è il calendario. Cioè, non posso aprire nemmeno Telegram qui, se no va in tilt tutto. Vabbè. Abbiamo il calendario di agosto. Come state voi, ragazzi? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Che mi dite? Che mi dite? Che mi dite? Partiamo subito col calendario perché sennò non ci usciamo più oggi, ragazzi. Perché ci sono veramente un po' di cose lunghe da vedere. Da vedere. Da vedere. Però se faccio così pure va male, sì. Comunque, ciao Daki, ciao Pimpi, ciao Pantera, ciao Tris. Come state, ragazzi? Tutto bene? Che mi dite? E è arrivato pure Arachidea. Ora siamo al completo. Ora possiamo anche chiudere. Ok, ragazzi, parliamo del calendario di agosto perché è uscito stranamente, come al solito, sti finlandesi cosa fanno? Fanno uscire il calendario, a parte che l'hanno fatto uscire tipo il giorno prima della fine del mese, quindi perfetto, diciamo, sostanzialmente. Ma già stamattina, no, un paio d'ore fa, hanno cambiato perché si erano dimenticato la guerra dei tre regni. Quindi belli, bravi. E presumo che ci siano tante cose che non vadano in questo calendario, però boh, vediamo. Ormai non mi fido manco più di quello che fanno questi, sostanzialmente. Comunque, alla fine le cose interessanti sono la guerra dei tre regni dal 2 al 7 agosto e ci saranno in evidenza il nuovo costume di Cao Cao e poi ci saranno gli altri due eroi, il solito Zhuge Liang e Xie Zijing, quindi lo scorpione. Niente di straordinario, tutto come previsto. Poi ci sarà la chiamata dell'ascensione tra il 3 e il 5 agosto, per chi interessa fare queste cose strambe. Poi c'è il villaggio Goblin. Villaggio Goblin ci sarà un nuovo eroe, Fangs, e Yokanta, l'ultima, quella rossa che è uscita. Poi abbiamo il Contest of Element, la gara degli elementi. La gara degli elementi dal 7 al 10 agosto ci sarà Vander, che è un nuovo eroe. Ve lo dico perché nel caso in cui a qualcuno interessa conservare le chiamate, le gemme per fare le chiamate, magari le può fare in un determinato evento. Qua ci sarà Vander e Gastil. Ah, ho saltato la taverna delle leggende, ovviamente. Che non dovevano fare più, ma in realtà la fanno in continuazione. La taverna delle leggende dal 5 all'8 agosto ci sarà in evidenza Ramona, quindi nessun eroe nuovo. E i soliti due eroi in evidenza a scelta, quindi potete scegliere voi gli eroi da mettere in evidenza. Poi ci saranno le dune, la quinta stagione. Nelle dune, dal 10 al 14 agosto, ci sarà il nuovo costume di Bastet, in evidenza, Tetisceri e Horus in evidenza, questi tre. E in più aggiungeranno meglio Aquila, l'eroe 3 stelle viola, o meglio, aggiungeranno il costume a questo eroe. Un'altra cosa che ho saltato è la chiamata del patto. Dal 9 al 13 ci sarà la chiamata del patto che non è presente qui. E ci saranno in evidenza. Allora, ci saranno in evidenza Eron, il solito Shal, che ormai lo buttano ovunque. Rinnenglov, il verde costrutto, l'altro costrutto viola. Shang-Chi, che non so se si. Non si pronunciava così. Shang, mi sa. Shang-Chi,
quella dei tre regni blu, e Daroga, la viola del segreto dell'opera. Ed uno già l'abbiamo detto, poi che ci abbiamo più? Abbiamo la Camera dei Costumi, che una volta erano o uno o l'altro, ma questi 2 mesi stanno buttando dentro un miliardo di eventi. La Camera dei Costumi inseriranno il costume cartoon di Quintus, e sarà ovviamente in evidenza, e John in evidenza, i due eroi in evidenza. Mentre invece poi inseriranno 2 4 stelle, che sarebbero Scarlet e Tiburtus, e 2 3 stelle, che sono Dawa e Oberon, sempre con il cartone. Ma quanti eroi ancora mancano? Soprattutto i 5 stelle, quanti eroi mancano come cartoni? Vi ricordate? Più o meno? Però continuiamo come se non ci fosse un domani, anche perché c'è Cavalieri in Guerra, l'impresa Alleanza, e questa dovrebbe essere l'ultima impresa Alleanza con i Cavalieri. Probabilmente dal mese prossimo metteranno i Moschettieri, ritorneranno i Moschettieri con nuovi eroi, ovviamente, roba del genere. Comunque dal 14 al 19 agosto in evidenza ci saranno un nuovo eroe, Alvar, e ci saranno Daemon e Lysanor in evidenza insieme al nuovo Valhalla. Niente di nuovo, perché ormai è finito praticamente tutto, se non erro, e ci sarà in evidenza Norn, Odino e Jeff John. Poi abbiamo gli Elfi Astrali in evidenza, Starwalker e Lemonwood, ma non è sicuro questo, vi dico già. Poi un'altra cosa che succede il 19 agosto è la nuova chiamata del destino. Però ragazzi, non abbiamo ancora informazioni, non si sa ancora chi saranno gli eroi che metteranno la chiamata del destino, quindi vedremo più avanti. Penso, non dico settimana prossima, ma quasi, secondo me intorno al 12 al 13 dovremmo sapere con sicurezza chi ci sarà nella chiamata del destino. Quindi se volete aspettare, aspettate il 19 agosto. Poi ci sarà la seconda stagione, la riscossa di Atlantide, in evidenza in Atlantide. Dove siamo? Atlantide. Ci saranno Missandra e Mokkar della seconda stagione, poi ci saranno gli eroi del mese, Zora e Rugian. Quindi per chi non ha Rugian è interessante questa chiamata. Poi dal 22 al 26 agosto i segreti dell'opera. E ci sarà il nuovo costume di Talassa. E in evidenza insieme a Talassa ci saranno Gelert e Ultrox, nel caso in cui a qualcuno interessi. No, scusate, mi ho sbagliato. Che sto dicendo? Sto dicendo le storie non raccontate. Che è questa. Allora, storia non raccontata, dal 24 al 28 agosto ci saranno in evidenza Talassa con un nuovo costume, Gelert e Ultrox. Mentre invece nei segreti dell'opera, non l'ho detto perché non si sa ancora chi saranno in evidenza, perché nella cache del gioco ancora non c'è scritto nulla, quindi probabilmente metteranno il nuovo eroe, sicuro, che è Von Rothbart, e poi boh, vedremo più avanti. I 5 stelle, Cadilan, Cartone e il fratello ci sono, è una domanda. Cadilan sicuramente no, il Canan mi sa di sì, che c'è il cartone. Manca Thorn, ok, quindi già ne mancano 2, madonna, se ne parlerà fra un paio di mesi di finirli. Poi ritornerà la torre dei ninja. E in evidenza ancora non sappiamo cosa ci sia, per il semplice fatto che ancora non l'hanno inserito. Penso che la versione 69 inseriranno queste cose. È dal 27 agosto al 1 settembre. La Torre dei Ninja. E poi per finire ci saranno le profondità. Che in evidenza ci sarà il nuovo costume di Lugaid e Capitano Nemo e Russula. Ho dimenticato qualcosa?
Gli Alfi Astrali ho dimenticato perché non è ancora previsto. Cioè, o meglio, nel calendario, nella cache del gioco non c'è ancora. Quindi non sappiamo con precisione cosa ci sia dentro. E un'altra grandissima novità, il prossimo eroe del mese si chiama Zidane. Non so perché Zidane proprio, ma si chiama Zidane. Sì, nano volante, effettivamente è stranissimo, ma faccio la diretta, sì. Faccio la diretta. Quindi, ragazzi, questo è agosto, un po' come è successo per luglio. Hanno fatto una caterva di eventi come se non ci fosse un domani. Spero che non sia sempre così. Spero che non sia sempre così, perché sono veramente troppi questi eventi. Ma veramente troppi. Inoltre ci stanno pure altre cose che stanno inserendo. Ma lo andiamo a vedere con la beta, più che altro. Che boh, non so. Allora, io però devo fare un attimo le chiamate, aprire... Sì, anche la chiamata devo fare. Devo aprire i campi e l'accademia. Siete pronti per infondermi la vostra fortuna, perché io non ne ho? Chi cavolo ha alzato? Ha un 3 stelle. Verde. William. Dove sei, William? Eccolo qua. Prenderà tante testate. In realtà forse le dà le testate. Prenderà tutti a testate probabilmente. Più che altro. Allora, apriamo un attimo l'accademia. Vediamo chi ci dà l'accademia. Ma sul serio questa cosa? Ma sul serio? Cioè, mi ha dato il secondo costume di Margiana quando dopo aver beccato Margiana. Cioè, vabbè. Cioè, è assurdo. Ma cosa? Cioè, ho beccato dalla chiamata Margiana con tutti e tre i costumi. Cioè, mi ha dato un'altra Margiana. Vi siete dimenticati che ho beccato Margiana, ragazzi? Ho tutti e tre costumi. Proprio il bello, dopo. Cioè, subito dopo. Ma quando è stata? 15 giorni fa. Andavo alla diretta di 15 giorni fa, mi sa. Sì. Riaddestriamola subito. Ok. Allora, andiamoci a aprire i campi. Esatto. Ishtak, Jangir, Kashrek, Baldazar, Gormek, Sonia, Sabina, Oberon, Colen, Jangir, Ishtak, Karil, Lixiu, Avukmun. Terzo campo, Baldazar, Nashgar, Dawa, Valen, Kagan, Kaedmon, Obakan. Vedi, non me ne dà a 2 a 2. Dammene a 4 a 4, non lo so, almeno. Allora, Oberon e Kagan. Cibo, come siamo messi? Male, male, male. Allora, sto alzando Frida io. Quindi continuiamoci ad alzare Frida. Ho beccato Teti, l'ho detto bene, Teti. Quella è così. Una chiamata a caso, ragazzi. Ah, qua è stato veramente culo. Atlantide. Ho accumulato le 100 monete facendo mappa.
ovviamente non ne avevo già un bel po', e ho fatto la chiamata, appena ho raggiunto le 100 monete mi ha dato Teti. Allora, il problema è che con i blu veramente ho giusto 6 telescopi, quindi mo finisco Frida e faccio direttamente Teti. Sì, abbastanza, abbastanza, abbastanza. Là non mi posso lamentare. Allora, posto? Sì. Ok. Calendario non abbiamo parlato, i campi li abbiamo aperti, l'accademia l'abbiamo aperto, siamo a posto. Ah, posso fare una chiamata ancora? Questa. Siete pronti per la chiamata almeno? Siete pronti? E poi la quarta stagione. Chi possiamo beccare la quarta stagione? Xenda. C'è qualcuno veramente interessante la quarta stagione? E tanto se dobbiamo scegliere, scegliamo bene. Ed onestamente nessuno mi ispira. Cioè, Ulda potrebbe andare bene in alcune situazioni, ma niente di che. Forse è solo Xenda. Vabbè, fa niente. Siete pronti? Alzate tutte le mani al cielo per infondermi energia positiva, cortesemente. Non come l'ultima volta mi avete fatto prendere Margiana dall'accademia e non va bene. Siete pronti? Ma tu hai dei gusti dachi allucinanti, strambi. Vado. Vado. Griffin. Tra l'altro, già beccato pure col costume. Non so se fare le chiamate qua. Che dite? Ci facciamo questi 3 gettoni così a caso? Ma quanto sono la chiamata del destino? 77, dai, si può fare. Dai, faccio queste 3 chiamate. Però dovete essere convinti, perché sennò non faccio nulla io. Eh sì, fai, tanto per dire, dai, fai, togli dalle scatole. Non va bene così. Non si fa così. Soprattutto. Non si fa assolutamente così. Allora, vado a scegliere l'eroe che mi piace di più di tutto il gioco. Ecco qua, quasi così, Tris, quasi così. L'eroe che mi piace di più di tutto il gioco, dell'intero gioco nei secoli e nei secoli. Sì, ma tanti tempi migliori, Daghi, non ci saranno mai. Ormai ho rinunciato a conservare le cose, non me ne frega più nulla. Faccio appena ce l'ho, le faccio. Eccolo qua. Fratak, via, pensaci tu, Fratak. Rashgar, bellissimo. Fratak. Eccolo giallo. Bane, per poco, nano volante, dai. Tra l'altro l'eroe del mese scorso non me l'ha dato, pure ho fatto parecchie chiamate. Mo' sta a me. Vabbè, poi non vi spoilero, non vi spoilero. Blu.
Allora, lui già ce l'ho, lui è interessante ovviamente, però già ce l'ho. Non so se un secondo potrebbe essere utile. Li ho pescati rosso con il costume. E ti lamenti pure, Pimpi. Sta sempre a lamentarsi. Pesca eroi di qua, di là, e poi si lamenta. Non lo so, questo è beccato, scommetto, giusto? Cioè, se ha beccato queste e mi ha detto pure ba. Bah. Dico io ba. Bah. Ok, ragazzi. Allora, dobbiamo fare due cose ora. La prima cosa, ci guardiamo la beta e poi analizziamo un po' tutti gli eroi, dai. Ovviamente questa parte di beta non verrà portata su YouTube, la vedrete solo voi che guardate su Twitch oppure chi guarderà le repliche qui su Twitch. Vi ricordo che per vedere le repliche di Empire & Puzzle avete bisogno di essere abbonati al canale. E vi ricordo come sempre che potete abbonarvi gratuitamente al canale se avete Amazon Prime, che basta collegare i due account e avrete ogni mese l'abbonamento gratuito. Quindi abbonatevi, ragazzi. Anche solo per supportare il canale, ovviamente. Allora, ragazzi, partiamo ad analizzare due eroi che sono usciti in questo in questi boh, settimane. Sì, settimane. Pure prima non scherzava niente. Vabbè, ma in realtà ora stanno diventando una merda. Tanto tu alla fine non giochi, Black, quindi cioè, butti cose a caso probabilmente. Che peraltro le stai pure prendendo. Allora, ragazzi, parliamo di Sune. Non so se leggete bene, però amen, questo è. Allora, sì, siamo Sune, per me è Sune, si pronuncerà sicuramente in altro modo, ma dettagli. Allora, abbiamo Sune, 5 stelle verde, classe paladino, famiglia dei cacciatori delle pianure, che hanno un bonus da due eroi però, quindi non come, le altre che quasi sempre sono tutte da soli. In realtà qua devono essere due della stessa famiglia per avere un bonus di aumento d'attacco. Poi due passive, la prima passiva, la solita tra l'altro dei cacciatori, la riduzione dei danni d'abilità speciale ha la probabilità del 10% di ridurre a 1 tutti i danni che subisci dalle speciali. Ed in più c'ha il marchio, lui lancerà, quando lancia la speciale, marchierà un nemico a caso e questo nemico marchiato praticamente subisce ogni turno un danno, quindi danni per turni sono 50 di danni a turno per 3 turni. Però il bello è che se viene colpito una seconda volta, il danno si accumula fino a un massimo di 1500. Poi ha 1093 di attacco, 1027 di difesa, 2031 di salute, quindi parliamo di un stra mega ottimo attacco, stra mega ottima difesa, stra mega assurda salute. È un rapido, cosa fa? Infligge 550 danni al bersaglio, quindi è un cecchino che fa un bel danno. Però se il bersaglio è blu, oltre a fare il danno sul bersaglio di 550%, fa anche un danno ai due possibili vicini, ai nemici vicini del 300%. Poi rimuove le magie benefiche dal bersaglio e dai nemici vicini, quindi anche se non è blu il bersaglio, rimuove comunque le magie benefiche potenzialmente a tre nemici. Riduce del meno 15%, sì, meno 15% il mana diretto del bersaglio dei nemici vicini, ed in più questo mana diminuisce
in base a quante magie benefiche ha rimosso con la parte prima, ed in più infligge anche danni extra contro i blu. Ragazzi, parliamo di un eroe rapido che di base è un cecchino, ma come vi dicevo prima, se colpisce un blu non è più un cecchino ma colpisce tre. È interessante perché contro i blu ovviamente diventa molto più performante, non solo perché colpisce tre ma perché gli fa anche danno extra sostanzialmente. Inoltre è molto interessante il fatto di rimuovere le magie benefiche e soprattutto togliere il mana diretto ai tre colpiti. E il bello è che questo mana poi, in base alle magie benefiche rimosse, può addirittura essere maggiore, come, cioè fino a un massimo di meno 40%, che è un botto. Ovviamente un eroe più di attacco, perché non solo dovete mirare un eroe specifico, in questo caso sarebbe meglio un blu ovviamente, ma anche inserirlo in squadre quando affrontate più eroi blu sarebbe l'ideale, mentre invece in difesa perde un po', perché per la stragrande maggioranza dei casi rimarrà semplicemente un cecchino. Però il bello è che la riduzione di mana e l'annullamento di magie benefiche potrebbero comunque essere interessanti. E dato che lui è un rapido, per me in difesa andrebbe schierato ovviamente come esterno, se non avete eroi migliori. Ma purtroppo al giorno d'oggi eroi del genere, per me almeno, fanno troppo poco, perché se andiamo a confrontarlo con gli eroi di ultima generazione usciti ovviamente ultimamente, io non lo prenderei proprio in considerazione come eroe decente. Però c'è un grosso però, perché ha un vantaggio secondo me di essere verde, perché di verdi che fanno veramente male a queste velocità non ce ne sono tantissimi, sono pochi e sono anche difficili da avere, e questo potrebbe essere una motivazione importante per alzarlo sostanzialmente. Forse a qualcuno non serve un eroe del genere, perché magari ha altri eroi che sono nettamente più performanti rispetto a lui, però per me, per la maggior parte dei player, Sune è un eroe da alzare solo perché è verde, ragazzi. Un rapido. E tra i verdi rapidi che fanno questi danni non ce ne sono tantissimi. Però ragazzi, c'è bisogno di colpire i blu. Ok che i blu ormai, cioè, ce ne sono veramente tanti che si trovano, soprattutto in difesa, e però se non ci sono i blu già perde un po'. Ma il discorso è sempre lo stesso: se non avete altri eroi, e ce ne sono veramente pochi di altri eroi più performanti che fanno danno, poca roba. Che può essere migliore. Rapido alle 7:30. Poi andiamo avanti, ragazzi. Abbiamo Guffa. Sì. Eccolo qua. Amico. Allora, abbiamo Guffa. Questo eroe è stato inserito nella scorsa chiamata dei Gargoyle. Guffa è un 5 stelle rosso, classe paladino, famiglia di Gargoyle, che hanno un bonus dall'immunità al veleno se è da solo, a veleno e ustione se sono almeno in due, veleno, ustione e acqua se sono tre della stessa famiglia. Poi ha la solita passiva dei Gargoyle, di questi nuovi Gargoyle, ossia la pelle morbida,
per me, dopo che ha lanciato la sua abilità speciale, si attiva la pelle morbida e le successive 5 volte che subisce danni, questi vengono ridotti del 90%. Resiste a tutti i disturbi e alla riduzione di mana. E questo effetto non può essere nemmeno annullato. Ha 984 di attacco, 1112 di difesa, 2142 di salute. Quindi è stra ottimo attacco, stra mega assurda difesa, stra mega assurda salute. È un lento. Che cosa fa questo lento? Ragazzi, la prima cosa che fa, si attiva il Deridi. Sapete come funziona il Deridi. Poi si aumenta da solo, quindi solo lui si aumenta, si auto-aumenta, ecco, la rigenerazione mana del 40%. Poi dà la pelle morbida a tutti gli alleati e li cura. Li cura di 1400, quindi non è nemmeno pochissimo come cura. Ma il bello è che di questa cura è che non è nel tempo. Ma dopo 4 turni, alla fine del quarto turno praticamente che ha lanciato la speciale, cura tutti di 1400. Poi andiamo ad approfondire. Per me questo eroe è stato creato appositamente per le guerre molto rapide. E soprattutto per essere schierato in difesa. In quelle guerre o anche tornei, ovviamente. Primo punto che tengo a precisare e sottolineare che il suo potere etereo non è il Deridi, come tutti gli altri Deridi. E non so perché, chissà perché hanno cambiato idea, o meglio, non gli hanno dato lo stesso potere etereo come gli altri. Però non ha il potere etereo del Deridi. Il secondo punto è che, come vi dicevo prima, non cura nel tempo, ma cura alla fine dei 4 turni, sostanzialmente. Ma è interessante notare che se l'eroe si carica prima della fine dei 4 turni, normalmente l'eroe va a perdere la cura che va a dare, invece lui no. Perché nel momento in cui parte per la seconda volta, cura immediatamente della prima speciale. Quindi non la va a perdere. E dopo 4 turni, cura di nuovo di 1400. Terzo punto è che è un eroe molto resistente. Ha la pelle morbida per ben 5 danni, quindi è tanto tempo, è fastidiosissimo, ragazzi. Fastidiosissimo. Il problema è che fuori la modalità molto rapida, per me è un eroe poco interessante. In difesa potrebbe anche essere schierato, al di fuori della modalità molto rapida, ovviamente dico, perché grazie alla sua resistenza, alla pelle morbida, all'aumento di velocità di rigenerazione mana, potrebbe diventare molto difficile buttarlo giù. Ma il problema è che deve comunque partire. Ed essendo lento, è difficile. Lo utilizzerei in difesa solo ed esclusivamente se non avete altri eroi da mettere al di fuori di Guffa. E soprattutto se avete in abbinata degli eroi che possono o velocizzarlo o fare male. In attacco invece, al di là della modalità molto rapida, ha veramente poco senso. Ha veramente poco senso. Mentre nella modalità molto rapida, ragazzi, potrete sfruttare il suo Deridi tranquillamente. Però la pecca è che se non c'è il potere etereo Deridi, anche lì va a perdere un po' nelle molto rapide. Però se non sfruttate, se non vi interessa più che altro sfruttare il potere etereo, comunque rimane un gran bel eroe che si può utilizzare anche in attacco, se non avete di meglio. Però per tutto il resto, ragazzi, quindi escludendo le molto rapide, per me è poco.
Quindi, per me, Guffa è un eroe da non alzare. Ah, se state scrivendo qualcosa di interessante, ditemelo, perché non vi sto leggendo. Sto scrivendo troppo. Ma dubito fortemente. Allora, andiamo avanti, perché parliamo del nuovo eroe, e parleremo solo del nuovo eroe, di Kalevala. Gli altri, ragazzi, è inutile parlarne perché ne ho già parlato in passato. Le mie idee non cambiano nemmeno con i costumi. O meglio, come sempre vi dico, ormai i costumi servono semplicemente a potenziare le statistiche dell'eroe. Anche perché il costume, dalla versione base al costume, cambia pochissimo. O meglio, la cosa che cambiano, vi faccio l'esempio di Ukkonen. La versione base infligge 230% di danni, tutti i nemici hanno meno 40% di attacco, recupera 618 HP, bla bla bla. La versione col costume aumenta i danni, 260% di danni, ma abbassato l'attacco. Cioè, abbassato l'abbassamento d'attacco. Quindi, da una parte guadagnano, da una parte peggiorano. Va a piacere vostro, perché tanto per me cambia nulla. L'unico vantaggio è che le statistiche vengono performate agli eroi che ci stanno attualmente. Quindi la mia idea di base di questo eroe rimane la stessa che era 2-3 anni fa, quel che sia, perché tanto ormai le statistiche sì si sono abbassate, però con i costumi diventano uguali e quindi di conseguenza rimane la stessa mia opinione. Quindi è inutile andare a rivedere questi eroi. A sto giro hanno inserito il costume di Ukkonen è il costume del vecchio barbone, Vainamoinen, ma vi ripeto, le differenze sono poche: 270% di danni al bersaglio, il costume 300, meno 30% di precisione, il costume meno 25%. Quindi da una parte guadagnano, da una parte perdono, cambia nulla. L'unico vantaggio sono le statistiche e rimane sempre quello. Mentre invece hanno inserito un nuovo eroe, che è Otso. 5 stelle blu, classe combattente, famiglia di Kalevala, che subisce meno 10 o meno 25 o meno 40% di danni in meno dell'abilità speciale dell'elemento più forte, che in questo caso è il verde. Ha la solita passiva che, quando è a poco di salute, riceve 15% di salute e 15% di mana. Mana diretto. 927 di attacco, 1081 di difesa, 2016 di salute. Quindi parliamo di stra ottimo attacco, stra mega ottima difesa, stra mega assurda salute. È un lento che praticamente fa un buon danno a tutti, 380% di danno a tutti, li marchia a quelli colpiti, facendogli subire più danni, e poi infine si autocura 145 HP per turno. La pecca più grande di questo eroe, ragazzi, è ovviamente la sua lentezza. Se fosse stato almeno medio, probabilmente sarebbe stato un eroe abbastanza interessante. Abbastanza interessante. Invece, in questa forma abbiamo un eroe lento che fa un danno non altissimo, perché 380%, ragazzi, cioè lo troviamo tra i medi. Addirittura c'è qualche rapido che fa questo danno, quindi non influisce tantissimo quel danno lì. Ma la cosa interessante che potrebbe fare questo eroe è la seconda parte della speciale, ossia il marchio. Perché cosa fa questo marchio? Praticamente ogni volta che l'eroe marchiato lancia la sua abilità speciale, subisce successivamente un più 5% di danni in più. E il bello è che questa è un'iterazione, quindi ogni volta che lancia l'abilità speciale si cumulano il 5%, quindi la prima volta 5, poi 10, poi 15 e così via, fino a 10 volte si può cumulare. Ma visto gli eroi che escono ultimamente,
è un po' poco, anche perché lui si autocura anche da solo, però 145 per turno non è manco che. Poi considerate che tutte queste cose possono essere rimosse, a parte il fatto se è natura, quello colpito diventa rimovibile, ma sostanzialmente possono essere tutte rimosse queste cose. Se lo andiamo a paragonare ad eroi che non di ultima generazione, ma di precedente, magari quelli di 2 anni fa, che ne so, la quarta stagione per dire, poteva essere un eroe interessante, ma attualmente è poco. Cioè ci sono veramente eroi nettamente migliori. Eroi di 1 anno fa, 2 anni fa, anche in quel caso probabilmente sono tutti migliori. Al titano potrebbe essere utile, perché quando ormai, quando si pensa ad un eroe che aumenta i danni subiti, si pensa subito al titano, ad usarlo contro il titano. Però ragazzi, in questo caso è un blu e il 90% di voi ormai c'ha Miki. E Miki, come sapete, silenzia l'eroe, quindi non fa lanciare il titano. Non fa lanciare la speciale. Se non lancia la speciale, non aumentano i danni subiti. Quindi serve ben poco anche in quel caso. Ma poi, anche se non ha, se non c'è Miki nella squadra, aspettare che il titano vi lancia l'abilità speciale per aumentare del 5% il danno che subisce, c'è poco. Ed è pure difficile da applicare. In difesa ha poco senso utilizzarlo, assolutamente, mentre in attacco forse, se combinato con eroi che lo velocizzano o che sfruttano tantissimo il suo aumentare dei danni, perché magari si va a mettere un eroe al suo fianco che fa già tanti danni, poi magari si aumentano i danni che infligge questo eroe perché lui gli dà il più 5% di danni subiti in più a quell'eroe, tantissimo, potrebbe essere interessante da provare, però secondo me è difficile riuscire a fare una cosa del genere. Solo nella modalità molto rapida, quindi guerra e tornei, ecco, non mi veniva, guerra e tornei molto rapidi, potrebbe essere interessante. Prende un po' di vigore questo eroe. Però a mio avviso, visto l'enormità di blu interessanti che ci sono in gioco, ha poco senso alzare questo eroe. Cioè, veramente quasi nessuno. Per quasi nessuno è interessante questo eroe. Quindi per me Ozzo è un eroe da non alzare. Sì, ma non devi prendere me come esempio, Pimpi. Che poi tra l'altro ti lamenti. Che cazzo te ne fai di Miki? Manco ti interessa a nulla. Cioè, ormai il titano si attacca tanto per attaccare. Per chi invece è ancora interessato ai titani, è normale che si va a portare pure Miki. In linea di massimo. E quindi è quello. Ma al di là di questo, ripeto, ha poco senso proprio sta cosa qui stramba. E arriviamo ragazzi all'ultimo eroe di oggi, che è l'eroe del mese. Sir Casimir, che pronuncia anglofona. Tu hai reso lo più forte, confermo, eh. Concordo con Nano Volante e confermo. Allora, parliamo di Sir Casimir, 5 stelle viola, classe paladino, famiglia delle leggende 2024, che come al solito ragazzi si sbloccherà e sapremo questa famiglia solo dal 1 gennaio 2025. Ha due passive, la prima resiste ai disturbi della rigenerazione mana, quindi questo personaggio possiede una resistenza innata ai disturbi e alle iterazioni negative che influiscono sulla rigenerazione mana, che però non influisce sui disturbi che impediscono la rigenerazione mana o il furto di mana, come al solito.
mana sul recupero salute. E questo personaggio, questa è la seconda passiva, questo personaggio riceve il 5% di mana ogni volta che recupera salute. Ha 964 di attacco, 1025 di difesa, 1672 di salute. È un lento. Che cosa fa? Annulla i disturbi dell'evocatore e degli alleati vicini. Per i prossimi 5 turni questo personaggio ha il 50% di probabilità di infliggere il 600% di danni a un nemico casuale dopo che un nemico lancia la sua abilità speciale. E poi c'è una info aggiuntiva: ogni nemico può attivare questo effetto una sola volta per turno. L'evocatore e gli alleati vicini riflettono i disturbi e le direzioni negative per 5 turni e gli effetti di stato lanciati dai personaggi, servitori e demoni nello stesso lato non possono essere riflessi. E poi c'è il collegamento elementale, fighissimo, che fornisce a tutti gli alleati di tipo oscurità la bellezza del 5% di probabilità di schivata per 6 turni. E questo effetto non sia mai sia possibile annullarlo, perché è troppo importante. Ragazzi, quindi parliamo di un eroe che ha stra ottimo attacco, stra ottima difesa e stra ottima salute. Quindi le statistiche non sono in linea con gli ultimi, ma quasi, come un po' tutti gli eroi del mese che stanno uscendo ora. È un lento. Che cosa fa dopo tutto sto macello che abbiamo letto? Fa semplicemente un paio di cose. La prima è quello di purificare se stesso e i suoi vicini. Se stesso e i suoi vicini, dopo essere stati purificati, li fa anche riflettere tutti i disturbi che arriveranno da lì in poi per 5 turni. Poi lui da solo si attiva una parte della sua speciale che cosa fa? Per i prossimi 5 turni, ogni volta che un nemico lancia la sua abilità speciale, ha il 50% di probabilità di infliggere a un nemico a caso il 600% dei danni. Punto. Finito l'eroe. Cioè, più lungo da leggere che altro. E da interpretare. È un eroe che per me è difficile, di difficile collocazione, perché è troppo basato sulla fortuna e quindi non dà certezze. Perché, ripeto, parliamo di un eroe che fa semplicemente due cose molto interessanti: la purificazione e la riflessione, per un botto di tempo, 5 turni. Il problema è che è un lento che ragiona solo su 3, su se stesso e sui vicini, basta. E per un lento è davvero poco. Poi il resto della speciale è molto basata sulla fortuna, perché lui ha il 50% di probabilità, quindi una volta su 2, di lanciare, di fare il 600% di danni su un nemico casuale ogni volta che un nemico lancia la propria speciale. Cioè, statisticamente parlando, ragioniamo su una possibilità su 2 di lanciare il suo 600% di danni. Ma ormai lo sapete come funziona questo gioco. Quando lo affronterete, ogni volta lui lancerà la sua speciale, il suo 600% di danno. Quando invece lo avrete nella vostra squadra, non partirà mai, una volta su 1000. Ma questo ormai già lo sapete, perché tanto alla fine funziona sempre così. Ma a parte gli scherzi, in linea di massimo è un eroe che ha senso solo ed esclusivamente nelle molto rapide, nient'altro. La sua purificazione e soprattutto la sua riflessione dei disturbi vi aiuterà moltissimo in quella variante, in quella modalità. E in quella modalità c'è anche il vantaggio che gli avversari sono più rapidi e quindi di conseguenza ha più probabilità in 5 turni di lanciare la sua speciale, o meglio di lanciare il 600% di danni, perché gli avversari sono più rapidi, quindi lanciano prima l'abilità speciale e quindi di conseguenza ogni volta che lancia l'abilità speciale, una volta su 2, statisticamente dovrebbe lanciare il 600% di danni, quindi molto di più. Però ragazzi, è un eroe che in altre modalità ha pochissimo senso,
È troppo casuale, è troppo casuale anche nelle molto rapide. Figuriamoci nelle altre. Ed è casuale sia il colpo, perché alla fine il colpo che va a infliggere, il 600% di danni che va a infliggere a un nemico, è casuale. Quindi non si può nemmeno scegliere a chi colpire. E poi ripeto, 50% di probabilità che questo accada. Nelle molto rapide potrebbe avere un senso, ma è molto molto vago il senso, ma nelle altre per nulla utile. Quindi per me, senza girarci tanto troppo intorno, Sir Casimir è un eroe da non alzare. Eravamo abituati molto bene agli eroi del mese che stavano uscendo, ma questo... Io onestamente non riesco a capirne l'utilità. Mi metti un lento che non solo ragiona solo su 3, ma che un danno che potrebbe fare lo fa al 50%. Cioè, boh. Se togliono la probabilità era quasi interessante. Diciamo di sì, ma nelle molto rapide poteva avere un senso. Nelle altre modalità dove lo usi? Che è lento. Ok, che dopo mi dura 5 turni, ma io lo devo far partire. Ce ne vuole. Per me almeno. Ciao Yolanda, buonasera. Ok, ragazzi, voi che ne pensate? Cioè, sto giro tirato di merda comunque. Devo dire la verità. Veramente tutti tirati di merda. Ok, che magari ci stiamo abituando troppo bene perché l'eroe nuovo che esce è sempre mega galattico. A sto giro sono eroi normalissimi. Però se la difficoltà è la stessa di beccare un altro eroe super mega galattico e mi metti questo, io devo ragionare così. Ok, ragazzi. Diciamo che per oggi abbiamo concluso, in perfetto orario tra l'altro, c'è da dire. E l'eroe adatto a te, visto che sei fan di Wu Inutile Kong. No, in realtà Wukong ha il suo perché. È solo che... riprendo il tuo messaggio, Nano Volante, che hai detto io un minimo so giocare e mi viene a dire che Wukong è inutile. Cioè, le due cose non possono andare insieme, vanno a cozzare le due cose. Quindi, mo, o che Wukong non è così inutile, o che non sai giocare. Scegli tu quale delle due. Ti metto anche a scelta. Comunque, ragazzi, a parte affermazione molto forte, a parte gli scherzi, terminiamo qui la diretta. Vediamo se riesco a aprire. No, vabbè, no. Io pure sto con Wukong. Sì, ma è Nano Volante che o non sa giocare o effettivamente gli piace Wukong, però non vuole ammetterlo. La risposta è che Wukong è solo per gli sculoni, quindi adatto a te. In realtà le mie prove di essere sculate stanno qui. Non credo che sia proprio così. E poi se mettiamo a confronto, ecco, se mettiamo a confronto la mia fortuna con la tua, c'è poco da obiettare su quello. È abbastanza palese. È abbastanza palese. Questo mese zero chiamate, conservo. Ragazzi, è normale che l'eroe del mese non è il massimo, però considerate che, come sapete, possono uscire gli eroi segreti, tutte queste cose qui, se uno vuol fare la chiamata del destino, quindi valutate voi. Per me l'eroe del mese vale poco, poi considerate che l'eroe del mese si può sempre scambiare nello scambio, quindi... Sì, vabbè, ma ormai non c'è più il confronto Yolanda, Tarlac, Wukong.
Ormai ci sono altri eroi. È normale che Wukong non lo puoi più utilizzare quando c'è una gazzella, per dire. Non ha senso. Però per chi non ha gli altri, poi comunque ci sono tanti super potenziatori adesso. C'è pure, che ne so, un Wukong col costume. Scusami, un Wilbur col costume. Che già può essere utilizzato. Ai tempi, quando c'era solo quel determinato eroe. E allora andava a fare il confronto, ma ora come ora non c'è più il confronto. Ce ne sono veramente troppi di superpotenziatori. E Pimpi, Wilbur, tu non ce l'hai perché con 4 stelle, tu vai dai 5 stelle in poi. Ti faccio l'esempio di quelli che posso avere io. Quindi io mi baso sui 4 stelle, quindi 5 stelle poi è un altro discorso. Io la Tarlac non ce l'ho più. Giusto per dirne uno, eh. L'hai comprato? Se non l'hai pescato, l'hai comprato? O ti è uscito direttamente nel gioco, appena hai aperto il gioco, Tarlac? Ah, ok, se è così. Lo scambio? Che scambio hai preso Darlak? Scusami, la chiamata del destino forse? Che scambio hai preso Darlak? C'è stato uno scambio con Darlak? Sai, non mi ricordo proprio. Ah, le 100 chiamate. Ah, ok. La chiamata del destino. Ok. Vabbè, ma l'hai regalato, non è scambio. Pure io Frida ho preso così, eh. Comunque, ragazzi, dai, terminiamo qui, che è meglio, che è meglio, che è meglio. Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito, come sempre, a seguirci anche sul canale Twitch, perché qui su Twitch invece siamo sempre in diretta. Praticamente tutti i giorni ci trovate sempre qui, però per quanto riguarda Impara in Puzzle, tutti i giovedì siamo sempre qui, quindi venite anche voi, che più siamo, meglio è, meglio è, meglio è. Per voi in chat invece vi ringrazio assolutamente della compagnia anche oggi, della presenza, siete stati un botto come al solito con Impara in Puzzle, vi ringrazio tantissimo e vi do appuntamento per Impara in Puzzle giovedì prossimo, altrimenti domani, ragazzi, domani. Buona serata a tutti, ciao ciao ciao.